Sei misure di custodia cautelare notificate dai carabinieri di Agropoli agli ordini del comandante Francesco Manna per usura e ricettazione. Destinatari un 48enne di Pollo, un 34enne di San Giorgio a Cremano, un 46enne di Giuliano in Campania, un 27enne di Agropoli, un 49enne ed un 36enne di Capaccio Pestum, accusati a vario titolo di usura e di associazione per delinquere finalizzata alla ricettazione e all'indebito utilizzo di carte di credito. Le indagini sono iniziate nel 2015 a Torchiara dopo varie denunce per pagamenti fraudolenti effettuati mediante carte di credito oggetto di furti effettuati presso una ditta con sede a Laureana Cilento. Le attività investigative hanno fatto emergere un giro di usura a danno di cittadini del territorio salernitano. I tassi di interesse oscillavano dal 77 al 90%. Con un sistema di clonazione delle carte di credito riconducibili a conti presso istituti bancari asiatici. Grazie alla connivenza di esercizi commerciali salernitani effettuavano pagamenti da 1.000 a 9.000 euro, somme divise, tra i consociati. Sono state denunciate 19 persone, sequestrate 15.000 euro, depositati su uno dei conti con soldi provento dell'attività illecita. Abbiamo in qualche modo individuato questo sodalizio e il tipo di attività posta in essere. Ovviamente quella dell'usura è un'attività di riciclaggio posta in essere a seguito di quella utilizzazione abusiva di carte di credito contraffatte. Questo è un po' il sistema, cioè si riceve denaro, si ottiene denaro per poi inserirlo in un circuito che è un circuito illegale evidentemente, perché quello usurario non può definirsi di altro modo. Il fenomeno è piuttosto diffuso nel centro. Noi abbiamo, ci sono dei reati spia che in qualche modo ci inducono a ritenere che ovviamente il fenomeno sia piuttosto frequente. Ci sono indagini in corso per altre località del nostro circondario. Sicuramente è un fenomeno diffuso nel Cilento come in tutta la provincia. È uno di quei fenomeni che noi abbiamo attenzionato in maniera particolare. Le indagini sono state meticolose, ci sono volute indagini tecniche. Abbiamo comunque la necessità di avere la collaborazione dei cittadini, quindi questo è molto importante. Sicuramente con le denunce noi siamo in grado di poter poi produrre una buona attività investigativa che porta poi a dei risultati. Ovviamente l'usura non è l'unico nostro obiettivo, il Cilento è un bellissimo territorio, ha necessità di una presenza, l'arma dei carabinieri è presente nel territorio e cerchiamo di perseguire soprattutto quei reati che stanno comportando un maggiore allarme sociale, quindi anche l'attività fatta la settimana scorsa sempre dalla compagnia di Agropoli lo ha dimostrato in materia di furti, insomma che è uno di quei fenomeni molto sentiti dalla cittadinanza e che ha dimostrato di come spesso sono delle vere e proprie batterie di soggetti pregiudicati che vengono da Napoli o da altre, se non addirittura sono proprio stranieri che hanno una grande mobilità sul territorio, quindi c'è una maggiore difficoltà da parte delle forze di polizia di fronteggiare questo fenomeno, però proprio l'impegno che si sta mettendo in una provincia così grande dove la presenza dell'arma è unica sul territorio, l'impegno che si sta proiettando in questo momento è veramente quello di uno sforzo investigativo importante, ma che ha bisogno di un supporto soprattutto anche da parte della popolazione.